Milano 2014. Nella città sede dell'ente della cinofilia italiana, il gruppo cinofilo milanese ha fatto splendidamente gli onori di casa. 4.500 cani iscritti, provenienti da tutta Europa e anche qualcuno dall'America, e quindi è un successo senza precedenti. C'è un'esposizione fantastica. Bellissima. Non solo esposizione internazionale, ma anche qualifica al Craft 2015 e nella giornata di sabato esposizione nazionale con tantissimi raduni di razza. Che meraviglia la struttura della Fiera Internazionale di Raw. Infatti siamo stati accolti in ring dove si potevano ammirare razze di ogni genere provenienti da tutto il mondo e la giuria era veramente di altissimo livello e preparatissima. Bellissima esposizione, organizzata in maniera ineccepibile. Scintillante come sempre, Milano è sempre un'esposizione da ricordare, diciamo. Un vero e proprio show cinofilo. E ben due gare di agility con la proclamazione del campione italiano assoluto. Sono in slalom, velocissimo anche questo cane. Parte centrale che va poi a concludere questo percorso. Eccoci sul sisso, tre ostacoli ancora, mancano due ostacoli, un ostacolo. Campione italiano assoluto della categoria Lance, siciliano Gianmarco. Bello, bellissimo! Durante le due giornate, nel ring d'onore si sono alternate dimostrazioni della versatilità del cane come ausilio ad attività socialmente utili per l'uomo. Era presente la Guardia di Finanza, che ha mostrato l'importanza del servizio cinofilo durante le sue indagini. La Onlus Dog for Life ha fatto conoscere i suoi cani addestrati al supporto di chi presenta vari tipi di disabilità. Le unità cinofile italiane e cani da soccorso hanno poi presentato il loro lavoro. Luci è intervenuta in molte occasioni, in molte calamità, e è riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile come colonna mobile nazionale. È il fiore all'occhiello non solo dell'ENCI ma anche credo di tutta Italia. Uno, due, tre, via! Partiti! Vediamo la squadra B. Ma il cane è anche un grande sportivo e cosa c'è di meglio che fare sport in connubio cane conduttore? Adrenalinica, scattante, una corsa sul filo del secondo, questo è il flyball. E per gli amanti della vita all'aria aperta, uno sport nato sulle spiagge californiane, il disc dog, il frisbee a sei zampe. Per le persone più tranquille, un'attività appassionante per il cane, che trova nell'obedience una grande intesa con il suo conduttore. Abbiamo poi conosciuto anche la Paragility, con protagonisti ragazzi diversamente abili che grazie a questa attività sportiva sono riusciti a superare la paura verso gli animali, imparando a relazionarsi con loro. Colori e musica non sono poi mancati su questo palcoscenico, con diverse coreografie di dog dance. Sì, sono discipline sportive che aumentano la relazione tra il cane e il conduttore, e quindi tutto ciò che fa feeling tra umano e cane per noi è positivo. Un weekend davvero indimenticabile, non solo per coloro che erano protagonisti, ma anche per i numerosissimi ospiti accorsi per vedere la manifestazione. Sì, tutti si sono divertiti un mondo e hanno vissuto un'esperienza molto interessante, anche grazie al main sponsor Royal Canin, che ha allestito per l'occasione un gigantesco stand ricco di postazioni, presso le quali ricevere informazioni sulla nutrizione dei cani. Hanno ricevuto graziosissimi gadget e hanno potuto addirittura fare una foto con Rex, il cane protagonista della famosissima serie TV. Che emozione vedere Rex! È stato emozionantissimo fare la foto con Rex. Contentissimi, grazie. Contentissima. Bello, bello, bellissimo! E se il culmine di ogni evento cinofilo è il Best in Show, Milano non è stata da meno. Preceduto dalle finali nazionali del Junior Handling e dai vari raggruppamenti, alla fine del pomeriggio di domenica abbiamo visto sfilare sul ring d'onore i 10 migliori soggetti di tutta l'esposizione.
un tripudio di luci e musiche è stato proclamato vincitore assoluto il Labrador Retriever. Milano 2014, un grandissimo show.